Si comincia una nuova puntata di Due Chiacchiere in Cucina. Sere, come ma stai? Ciao caro, oh, sto benissimo. Caro, fa... Ciao caro. Tutto bene? Bene, grazie. Ecco, oggi bene. Niente ballo perché si sa che no, con l'esercizio fisico bisogna fermarsi sì, ogni tanto. Bisogna dare un giorno di riposo, un giorno sì, un giorno no. Domani balleremo ancora. Ok, va bene. E invece cosa mi racconti? Perché so che tu giri un sacco, sei sempre in giro. Sì. E tu ovviamente hai il sentore degli incontri dei nostri telespettatori. Ah beh certo, va. Diciamo che gli incontri dei fans, ho cambiato location per gli incontri dei fans. Se prima era sempre al supermercato, adesso mi sono spostata nelle passeggiate diurne. Ah, bello. E ai funerali. No, vabbè, ma voglio dire, magari speriamo sì. Dopo. Non dopo, durante. Alla fine le signore, mi è capitato di andare a un funerale di una cara persona anziana che conoscevo e ho letto in chiesa per lui perché avevo questo. Piacere. E poi alla fine si sono avvicinati, insomma, ho detto vorranno, non so, insomma, dirmi che è stato commovente. Ma tu sei quella della televisione. Ecco, non svelare tutto perché abbiamo pochissimo tempo. Mentre io vorrei che tu anticipassi quali sono le due ricette di oggi. Allora, oggi, cambiando discorso, sì? Per le mie pie donne, direi, facciamo delle polentine con una mousse ai frutti rossi e degli sfilacci di manzo. E poi... Cosa fai? Sgombro in guazzetto però. Questo è il guazzetto? Questo è il guazzetto e questo è da sgomberare. Non si spiegano le battute. No, ma... tranquilla, no, era per capire. Sì, io non sono una comica. No, sembrava in realtà un rebus sì. A gesti. Sì. Va bene, e quindi queste saranno le ricette. Facciamo così, beviamo qualcosa. Ma sì, dai, così almeno sto zitto. Cin cin. Pubblicità. Cominciamo la puntata di oggi di Due Chiacchiere in Cucina. Scemorandi pronta, ovviamente Serena con lo scettro, questa cosa, te ne manca uno però così. Sailor Sere, dai. Ecco, perfetto, oltre anche i cartoni animati riusciamo a inserire Serena. Allora, partiamo con gli ingredienti della nostra prima ricetta, che saranno queste polentine con mousse ai frutti rossi e sfilacci di manzo. Curioso. Allora, 100 grammi di sfilacci di manzo, 50 grammi di farina di mais per polenta istantanea, 250 ml di acqua e 200 grammi di robiola, poi sale, pepe, olio extravergine d'oliva, i 100 grammi di frutti rossi e 1 grammo di agar, si dice così, no? Agar. Ok. Si è fatto anche un discorso. Ok. E nella nuova lingua di Leonardo Feltrin, che verrà sottotitolata alla pagina 2 Chiacchiere in Cucina. Ma tu immagina, c'è uno può andare avanti delle ore, veramente. Con ma una certo. Gara. Peccato, per fortuna, che non abbiamo queste ore. Allora, noi proseguiamo. Prima dobbiamo fare la nostra polenta, ricetta tipica veneta. Bling. No, ma l'abbiamo anche riscaldato, c'è anche lui. Abbiamo preriscaldato il forno a 180 gradi. Bling. Bling. Abbiamo l'acqua che bolle quasi a 120 sì. gradi. Ormai sì. Già salata. Okay. E andiamo ad inserire la nostra polenta. Chiaramente una polenta che si prepara velocemente, anche perché non la vado a cuocere completamente perché poi va a fare una seconda cottura in
forno. Quindi adesso mi serve un attimo per togliere, insomma, per amalgamare bene il tutto. La faccio bollire, ma nel frattempo vado a mettere anche i miei frutti rossi a cuocere, quindi... Vai. Vado a mettere... Mi piace questa cosa tipo giochi senza frontiere. Vado a mettere i miei frutti rossi. La polenta mi sta attaccando. Vado, vai, arrivo. Grazie! Sì, perché la polenta è suscettibile. È vero. E mi dice, ma perché mi abbini ai frutti rossi? E poi vedrai, e poi vedrai. Stai tranquilla, stai serena. Eccolo, poi frutti rossi così. Frutti proprio... rossi li vado a cuocere, poi devono essere frullati, filtrati e poi vado ad addensarli. Basta, questa è già pronta. Ok, a posto. Con l'agar-agar, però vi faccio vedere. Ma cos'è sto agar-agar, diciamolo, ricordiamo. L'agar-agar è un addensante naturale fatto, derivato da una alga, da una serie di alghe e è in polvere. Quindi dovrebbe essere algar-algar. Ok, è bellissimo, c'è niente da fare. Diciamo che dopo la mia dello sgombro tutto è lecito. Anche vero, anche col guassetto. Allora vado a rimestare bene la polenta. Siccome c'è scritto nella ricetta che troverete sul sito di Due Chiacchiere in Cucina, ma poi vedrete anche su YouTube e sui social. Sì, dove lo ricordiamo è 7gold.telepadova.tv. C'è scritto di fare raffreddare la polenta prima di tirarla. La facciamo raffreddare mettendola già negli stampi. Perfetto, tanto qui devo abbassare un pochettino. Ma se vuoi mescolare più che altro, perché si devono un po' disfare praticamente. Oggi sono mescolo man. Anche freddura man. Freddura man, sì. Direi. È tornato l'inverno oggi. Sì, il gelo. Va bene, l'inverno sta arrivando, ecco, cheat per chi sta al di là delle telecamere, i nostri ragazzi amanti di serie. Basta, possiamo... Sì. Ok. Quindi... metti un cucchiaio? Un cucchiaio, se ne avete un po' più di questi stampini, insomma potete poi finire tutta la polenta. E la lascio un attimo raffreddare finché mi occupo dei miei frutti rossi che nel frattempo sono già pronti. Io ho abbassato un pochettino qua. Eccoli qua. Ho il mio signor frullatore. Sì, salve signor frullatore. Non si frulla assolutamente di dentro perché sennò roviniamo il padellino. Ma frulliamo nell'apposito contenitore del frullatore, ecco, direi. Che bella questa scoperta. Andiamo ad aprirlo. Ecco, vedete di proteggere un pochino le superfici perché colorano tantissimo. Volevo dire che i frutti rossi, sì? No, c'è il coperchio. Ah, ok. I frutti rossi adatti per la cottura sono quelli che vengono venduti congelati, perché infatti i frutti rossi congelati non si possono utilizzare per mangiarli così come sono una volta scongelati, ma devono sempre subire una cottura perché sviluppano dei batteri particolari e quindi siccome i frutti rossi comunque sono anche buoni, fanno bene e hanno un costo perché è difficile raccoglierli, eccetera, diciamo adatti per questa ricetta, comprate pure le buste dei frutti. Oh, tutti quelli surgelati che sono buoni, buonissimi. Bene, questo allora lo teniamo perché ci servirà ancora. Sì. Vado a frullare. Va bene. Eccoci qua, metto il coperchietto. Sì, devo stare un po' attenta perché c'è il rischio. Questa... No, infatti non sono conduttore di elettricità. Allora, mentre tu frulli un pochettino, gli ingredienti di questa ricetta c'è la robiola. Robiola buonissima, tra l'altro, che ha un formaggio che ha delle radici molto molto antiche, addirittura si possono legare al periodo celtico-ligure, quindi molto antico, e il nome deriva dal latino rubere, che significa rosseggiare. Quindi, rubere. Immaginate tipo rubicondo, no? Una persona che ha le gote rosse. Che non varie. È rubare. No? Praticamente vuol dire l'arrossarsi. Perché? Perché la rubiola... Nella sua stagionatura ha la buccia che diventa sempre più rossa e ovviamente la parte un po' più croccante, un po' più rossa, e in molti casi anche se viene fatta stagionare tantissimo diventa anche un po' piccante la parte superficiale e poi sempre morbida e buona la parte interna. Che fai? Adesso devo andare a filtrare, eccolo qua.
con il colino a trama sottile vado a filtrarmi i miei frutti rossi. Perfetto. Perché devo togliere tutti i semini, che farebbero anche molto bene questi qua, anche per la digestione, eccetera. Però se in questo caso la preparazione necessita proprio di andare a toglierli, perché andiamo praticamente a creare una gelée di frutti rossi, per quella andiamo a tirarla con la gara gara. Ok, perfetto. Ecco perché ti serve l'addensante, è vero? Sì. La cosa, invece, parlando di robiola ancora, per farvi capire, la robiola, le zone in cui la trovate sono quelle di Alba, del Monferrato, di Notrobio, Valsassina, di Roccaverano. Tra l'altro Roccaverano è proprio la robiola DOP, perché è famosa per essere fatta con latte sia ovino, vaccino o anche caprino, ma raccoglie solo il latte della propria zona e quindi ha ottenuto la certificazione DOP. Buona. Tra l'altro, sai che nella fine dell'Ottocento venivano fatte un sacco di fiere, addirittura se ne contano 4 o 5 l'anno proprio nel territorio dedicate alla robiola, insomma, per capire quanto è importante questo prodotto, in genere ai formaggi, ma soprattutto alla robiola. Fantastico, quindi abbiamo scelto, a parte che in Italia dove vai, cosa scegli, scegli sempre bene. Sì, infatti, me. Basta comunque che siano territori, cioè prodotti locali, è sempre bellissimo. Piccolo segreto, sì? Prima di tirare con la gara gara andiamo a farla stemperare un pochino. Cosa vuol dire? La vado a mescolare per bene a fuoco spento in modo che si ridrati in un certo senso. Nel mentre che aspetto quei due minutini che servono, sì? Vado a dare la forma alle mie polentine. Qui mi servono le mani bagnate, quindi mi prendo un pochino di acqua perché praticamente... Che forma darai? Simil cestini. Okay. Vado un attimo, ecco, a creare, eccolo qua, uno spazio nel centro della mia polentina. Sulla ricetta che ho preparato c'è scritto di sformare negli stampini da muffin, che sono un po' più grandi. Questa è una versione un pochino più da finger food, ecco, diciamo da aperitivo. Questo va benissimo per esempio per chi è celiaco, per chi ha intolleranze al glutine, perché poi sapete che per chi è celiaco bisogna stare ancora più attenti, dovete non avere contaminazioni. Comunque va benissimo, non contiene glutine, per esempio. Cosa sono, 5 cm di diametro più o meno questi, no? Sì, sì, saranno. Sì. E quindi continuiamo e poi andiamo ad infornare a 180 gradi per 15 minuti in modo che i nostri cestini diventino solidi e si possano farcire. Adesso alcuni li ho fatti anche un po' abbondanti, insomma, voi che farete tutto con calma, senza parlare con Leonardo, senza farvi distrarre, nel senso, non che Leonardo mi distrae, però qui siamo a due chiacchiere, quindi due chiacchiere, esatto, dobbiamo fare. Ma senti una cosa, ma qui posso mescolare? No, beh sì, puoi mescolare, ma non accendere il fuoco. Adesso andiamo a mettere la nostra polenta in forno, quindi chiedo alla regia di agevolarmi. Aspetta che ti do una mano. Di agevolarmi sul forno. La regia aprirà il forno automaticamente, sì, vedete? Ecco qua, grazie a tutti. Andiamo ad inserire le nostre polentine che devono stare per 15 minuti a 180 gradi. E questo l'abbiamo fatto. Ora vi faccio vedere cosa bisogna fare qui con la gara gar. Praticamente la riportiamo a bollore e poi è pronta e diventa esattamente così. Poi perché andiamo a prepararci la nostra crema per farcire. Quindi noi adesso la riportiamo, guarda, a foco spento. Allora la gara gar addensa tra i 90 e i 95 gradi. Ok. Quindi deve essere portata a 90-95 gradi. Ok. Sì. Poi per scatenare il suo potere addensante deve arrivare ai 45-40 gradi in giù. Quindi bisogna lasciare raffreddare tranquillamente. Eccola qua, in un gel. Ah, io pensavo che avessi bruciato la ciotolina. No. Questa poi si mette a riposare in una ciotolina ed ecco qua. Qui abbiamo un gel neutro. Perché per esempio se voleste farlo per i dolci come decorazione, intanto potreste mettere un po' meno di agar agar, perché io l'ho voluta un po', sì, densa, e potreste sciogliere i frutti rossi con lo zucchero.
e quindi diventerebbe una coulis di frutti rossi, okay, dolce, ma in questo caso a me il dolce non interessa. Ma non serviva, infatti, perché c'è la andiamo polentina. Ad inserire il nostro formaggio, che andremo, il nostro formaggio che ha una spinta chiaramente acidità comunque, sì, andiamo ad arricchirlo con di colore intanto, ma anche di sapore. È vero che anche i frutti rossi sono un po' acidi, però chiaramente vanno a bilanciare un pochino. Perfetto. Dovrei avere ancora il frullatore qui a portata di mano. Mi aiuto un pochino e vado a creare la mia crema. Ecco qua. Ah. Posso mettere anche un pizzico di sale, magari se lo mi prendo? Metti un pizzico di sale, sì. E poi anche un goccio di olio, chiaramente, per andare a lucidare un po'. No, ma intanto mettevi il sale. Va bene. Ma che ce lo vado? Vai. Dimmi tu stop. Vai, vai. Tanto ricetta salata, perfetto. E un goccino d'olio. Ok. Dimmi stop. Stop. Adesso cerchiamo, scusa, non volevo ferirti. No, no, tranquilla, comunque nel cassetto c'è una mia rotula adesso. Sì, perché volevo tirare giù un pochino il tutto e dare una bella mescolata con la frusta. Allora, questo sarà il ripieno dei nostri cestini di polenta che stiamo ovviamente cuocendo in forno. Eccoli qua. Vediamo. Guardate che questo anche come un ripieno, per esempio, anche di bignè, è perché li ho già fatti vedere, non posso fare... Sì, ma potrebbe essere un ripieno per una pasta fresca, tipo un tortellone, sì, volendo, sì. Sì, questa volta sì. Questa no, volta perché sì. Di solito mi fa delle domande... Allora, aspetta quali... un attimo, chiediamo la parola a Alberto Piovani per i consigli sul benessere fisico. Sì. Tu stai così con la tua bella sac à poche, ne torniamo tra poco e finiamo la ricetta. Va bene. Non mi dai una mano? No. Siamo tornati in compagnia di Alberto Piovan e lo ricordiamo, insomma, sempre personal trainer, esperto di alimentazione nel tuo meraviglioso studio, centro a Verona, insomma, stai l'antone sistemando un sacco bestia di persone. Non mi posso lamentare. Guarda, potremmo definirti un problem solving fisico, esatto, vero? Cioè, un biomeccanico. Un biomeccanico. Allora, a proposito di meccanico, si parla tanto delle bici elettriche, io le chiamo così, no? Cioè, sì. Servo assistite. Ecco, ormai tutti, da quando non si fa più fatica, tutti in bici. Pieno così di ciclisti. Tutti in bici, non si suda neanche più. Però una piccola guida per sceglierle bene queste, perché credo che anche lo strumento, insomma, sia importante, deve essere di qualità. Esatto. Ma allora, prima di parlare di due dritte sulla serva assistita, facciamo una guida proprio per chi si sta cimentando, okay, che è già sulla strada. State sulla destra, vicino alla linea, no, e possibilmente in fila indiana. O in pista ciclabile che c'è. Allora, dove ci sono le anfatte, usiamole. Quindi quella già è la prima accortezza. Poi, parlando un attimino dal punto di vista biomeccanico e quindi funzionale, ottimo strumento. Non c'è assolutamente nulla da dire. Perché io la bicicletta l'ho sempre consigliata a persone che magari devono perdere parecchi chili, ma per il semplice fatto che pesando tanto, camminando o comunque quelli che proprio hanno il fai da te, che hanno addirittura la brillante idea di cominciare a correre in qualche modo, in realtà si distruggono caviglie, ginocchia, anche, oltre chiaramente a far lavorare il cuore che si deve sobbarcare tutto quell'eccesso di peso. Quindi la bicicletta, ma come anche il nuoto, sono attività ottime perché annullano in parte il peso, certo, dell'individuo e ne favoriscono la mobilità e quindi riescono a fargli fare anche molti più minuti e che significa bruciare poi più calorie di quello che serve. La bici servo assistita in realtà permette di andare addirittura oltre, perché se usata con criterio, dove non ce la faccio più, interviene il motore elettrico che quindi mi supporta e quindi mi permette di aumentare l'autonomia. Consiglio sempre anche a tutte le persone, per esempio, che mi chiedono di guardare relativamente il costo, cioè come tutte le cose il costo
indica poi la qualità del prodotto. Sì, quindi rivolgetevi spesso sempre ad un centro di professionisti, perché è importante scegliere la lunghezza, l'altezza, la giusta curvatura del manubrio per le biciclette serve assistite. Cioè, i ciclisti, ad esempio, la bici gliela fanno su misura, un motivo c'è, perché altrimenti a forza di utilizzarla vado incontro a problemi alla schiena, problemi alle spalle, ai gomiti, cose che, stati dolosi o infiammatori, che magari lì per lì ricondurle al fatto di avere una bicicletta non adeguata alla propria struttura sono veramente difficili da pensare. Non da meno, valutate un po' il vostro stato fisico e che percorsi volete fare, in modo da consigliare anche motori adeguatamente potenti e soprattutto batterie che abbiano una durata interessante per permettervi poi di supportarvi quando realmente serve, ce n'è bisogno. Perché questa è la cosa, effettivamente non ci avevo mai pensato, cioè l'idea di dare quell'attimo di riposo quando il corpo dice non ce la faccio, però non è che mi posso fermare e rimanere lì in panne. Ma se mi appassiono e faccio tanta strada, poi devo avere una batteria che riesca supportarmi per tutto quel tempo lì. Grazie mille, grazie Alberto Piovan, come sempre del resto, per i tuoi consigli molto utili. Ritorneremo in un altro angolo del benessere a parlare di altri argomenti. Noi adesso torniamo in cucina. E magicamente la sac à poche è pronta, vedi? E voilà! Les jus sont faits, les sac à poche sont pleins! Di crema con robiola e gela ai frutti rossi. Sì. Qui mi abbiamo le nostre polentine, guarda, che carine. Allora, 180 gradi per 15 minuti. Poi chiaramente le dovete far raffreddare prima di sformare. E adesso le andiamo a decorare. Mamma mia, ragazzi! Guarda che sono carine. Ma sembrano dei dolcetti. Infatti. Sembrano dei cestini di pasta frolla con... Che meraviglia. E adesso però non è finita qui. No, abbiamo perché... il tocco finale. Allora, io ti apro gli sfilacci di manzo. Chiaramente una crema così, diciamo, colorata, ma anche con un'acidità, si va poi ad abbinare perfettamente con questi sfilacci che hanno anche un sentore di affumicato ed è una cosa veramente bella da vedere. Qua. Adesso guarda, vediamo, tieni aperto un pochino, vediamo, ecco, così, e andiamo a decorare. Che meraviglia, che fame! Che bei colori anche! Che fame! Sì, ma questi sono proprio un boccone via! Veramente ideale per un aperitivo. Per il tuo prossimo party. A proposito di aperitivo. Cosa? Non c'è aperitivo senza... Ah, in senso bicchiere di vino. Sì, allora tu finisci questi qua, dopodiché ti lascio andare. Vabbè, o se no. Se volessi andare tu. Andiamo a sentire. No, vado io. L'opinione del nostro sommelier di Ice Veneto per quanto riguarda l'abbinamento col vino. E qui sono molto curioso perché è affumicato. Vado io, dai. L'acidità e la polenta. Però intanto me lo ammiro, guarda. Ecco, intanto chissà quale sarà. Sentiamo. Buongiorno Lili, come stai? Molto bene. Bene. Molto bene. Bene, allora ribenvenuta. Grazie. E iniziamo anche oggi il nostro abbinamento vini. Io ho preparato dei finger food con dei cestini di polenta con una crema di formaggio e frutti rossi e sopra degli sfilacci di manzo. Io sono curiosa di capire cosa mi hai portato tu. Perfetto. Allora, il vino che ci farà compagnia oggi è molto interessante. Prima di tutto dobbiamo sapere che per bilanciare il piatto dobbiamo fare l'abbinamento per contrapposizione, bilanciando l'acidità e sapidità del vino con la tendenza dolce del piatto. Ok. Il vino va sempre nella zona del soave doc. Ok, ti ho portato questo vino che si chiama Monte Carbonare dalla cantina Suavia. Questo vino è fatto nel Monte Carbonare, che è un Luga,
si chiama Uga del Soave perché è unità geografica aggiuntiva, okay. Quindi è sempre nella zona del Soave. La particolarità è che i vigneti crescono in terreno molto scuro come carbone, e quindi magari da lì arriva questo nome, questo toponimo. Molto bene. Anche questo, l'etichetta nera, esatto, così esatto. Fa ricordare il terroir. Quindi promette proprio un vino. Voglio vederlo però nel calice, dai. Eh sì, promette una potenza e un carattere molto forte, ok? L'uva sempre Garganega, vinificata sempre in acciaio. E andiamo ad scoprirlo. Perfetto. Allora, qui abbiamo una bella freschezza che si vede già della luminosità del vino quando lo verso. Si può vedere. Un giallo paglierino molto luminoso. Sì. Molto luminoso che rispecchia l'acidità che ha questa okay. zona, questo terroir. Dopodiché andiamo ad annusarlo. Sì. Andiamo a sentirlo. Sentori sulfurosi di mandorla, di fiori e di frutta. Quindi lo assaggiamo? Sì. Molto avvolgente. Sì, di carattere. Cina allora, sì. Io torno in cucina. Obrigada, Serena. Ritornati in cucina per la seconda ricetta di oggi, che se vedete il mimo di Serena potreste anche ricordare qual è la ricetta. Sgombro in guazzetto. Allora prepareremo lo sgombro in guazzetto e ci serviranno pochi ingredienti. Uno sgombro, in questo caso io ne vedo due, ma meglio aveva l'abbondanza. Certo. Uno sgombro, uno scalogno, una carota, mezza costa di sedano, la scorza di un'arancia, un cucchiaino di cumino, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, sale, pepe, olio extravergine di oliva e del prezzemolo. Questi sono gli ingredienti, andiamo a vedere come si prepara questo guazzetto. Il guazzetto. Sembra in realtà, sembra tipo un pappagallino così, sembra un canarino. Non so, ma è guazzetto. Sembravano gli animaletti quelli di Cenerentola, Biancaneve, sì. Chiara. Vabbè, comunque è la mia interpretazione. Ok. Ho reinterpretato il guazzetto. Va bene. Però prima di reinterpretare il guazzetto ho messo a bollire dell'acqua, perché lo sgombro lo andremo a cuocere in acqua bollente. Proprio come quello che trovate poi, era il principio del metodo di conservazione, cioè viene bollito come il tonno, poi messo via e durava del tempo. In questo caso lo facciamo e lo mangiamo. È vero, tra l'altro mi fa venire in mente che lo sgombro, a parte tutte le proprietà che ha, perciò azzurro buonissimo, magnesio, fosforo, ideale per la dieta degli sportivi, ricchissimo di proteine, ma anche nella versione in scatola mantiene queste proprietà, che sono fondamentali anche per ridurre il colesterolo, per evitare malattie cardiovascolari, insomma molto molto importante. Che c'è? Perché è un pesce azzurro. Sì. Blu questo, ma comunque è azzurro. E volevo farvi vedere un pochino, per quello ho due sgombri, perché vi devo fare un po' vedere la cura, sì, dello sgombro. Oh, cioè proprio. Allora, una volta che dal vostro pescivendolo vi siete fatti togliere, diciamo, la testa e la coda, che magari fanno un po' così, andiamo a togliere con una forbice. Ma era nascosta! Tutte, eh sì. Io non l'avevo vista, queste tracche, ti ho fatto fare il ventaglio. Anche queste le andiamo. Come si fa a riconoscere se un pesce è fresco? La pupilla deve essere sporgente e deve essere lucida. Ok. E qui se toccate, allora se avesse le squame, se si tolgono facilmente il pesce non è fresco. Se invece rimangono, si fa fatica a togliere, il pesce è fresco. In questo caso sentiamo la polpa, il dito non entra all'interno, cioè non lascia l'impronta, e quindi il pesce è comunque fresco. Andiamo, continuiamo. Okay, la nostra pulizia. Un ottimo tutorial, tra l'altro, voglio dire, lo sgombro è anche un pesce che si trova
economicamente, diciamo, alla un prezzo. Iniziamo dalla coda. Buono. Ci proteggiamo sempre le mani. Usiamo un coltello, cioè, guardate, non è che ho preso un coltello da pesce classico, un coltello affilato che avete a casa. Seguiamo il disegno che fa la spina dorsale, diciamo la lisca centrale. Sì. Ecco, e andiamo ad aprire il primo filetto. Eccolo qua. Che bello. Lo stesso facciamo per il secondo, c'è solo la fase di partenza un po' complicata, ma poi andiamo tranquilla. Se si fosse trattato di un branzino, forse avrei fatto un po' più il discorso del lavoro con la punta per stare adiacente. Questo lo si tiene e lo si usa per fare un brodino di pesce, non sì. In questo caso, perché poi serve solo l'acqua di bollitura. Poi vado a pulire questa parte qua, a togliere questa parte qua. Allora, come vedete, lo sgombra pochissime spine. E quindi più anche o meno, per i bambini, più però o rispetto meno. Ad altri pesci. Sì, sì, sì. Neanche lui, bisogna solo sapere dove cercarle. Andiamo a togliere questa parte qui che è amara. Anche questa non si butta. Se avete un gattino, un cane no, ma un gattino, i gattini sì. Sanno pulire bene il pesce, spostare le lische. Ecco, Aaron, a Aaron sarebbe piaciuto molto. Aaron è il suo gatto, sì. Giusto per farvi capire. Mentre anche questa parte qua, mentre Romeo preferisce altro. Tutto il resto, il perché cane, Romeo mangia invece. Tutto. Sì. Romeo, perfetto. Poi andiamo insomma a camminare per smaltire. Mentre pulisci il pesce, mi vuoi raccontare cosa succede quando vai in passeggiata, visto che parlavi dei fan? No, beh, allora, è successo ieri praticamente, fresco. Praticamente sono andata a camminare, insomma io con il cane scelgo sempre dei percorsi, cioè vivo in mezzo ai campi, quindi che ci siano i campi in modo che posso liberare il cane, non c'è nessuno, non succede niente. E allora vedo, guardo anche per terra quando cammino perché ogni tanto le mie caviglie si storgono da sole, infatti anche domenica ho fatto tipo stuntman, da in piedi mi sono ritrovata a schiena in su e in un nanosecondo con Virginia e Eugenio che mi guardavano e mi dicevano ma cosa fai? Ma nessuno che mi aiuta però. No, vabbè. bello vederti. Questo bello. Domenica, lunedì insomma vedo Romeo che va incontro a qualcuno, allora alzo lo sguardo e c'è il contadino che sta guardando le sue serre. E gli dico, insomma, chiamo subito Romeo e dico, insomma, anche perché non so mai quanto posso addentrarmi, se è proprietà privata o no, sai, non voglio, ecco. Sì, poi è un cane libero, per quanto sia buono. Invadere, ecco, gli spazi dei contadini. Niente, poi proseguo, lo saluto da lontano per educazione, proseguo velocemente, poi ho preso il passo, cioè pensavo di andare super veloce, proprio. Vedi? Ero sulla strada del ritorno e mi rincrocio il contadino. Anche, in realtà riferma. No, perché dico, cioè, te lo dico dopo, quello che ho pensato, okay. e mi viene incontro a passo spedito, detto, sì. Ecco, adesso mi vuole sgridare, perché fa, oh, eccola qua. La cuoca, buongiorno, ti ho visto ieri in televisione, come mi piace quel canale, sì. Ho visto la potatura degli ulivi, ho visto te. Ma, allora aspetta, quando ho sentito potatura non sapevo. Sì. E ho detto, ma quando sono in cucina, insieme, sì, insieme a quello là alto, allora ho capito che eri tu. Quindi insomma, ringraziamo i fans, i nostri fans contadini, salutiamo cosa, e soprattutto andando via ho pensato, cioè io pensavo di andare molto veloce, mi ha anche un po' umiliato perché t'ha lui ha fatto il giro di tutti i campi. Senti, ma nel tuo, nel dialetto veronese, quello là come si dice? Che là. Che là, quindi io d'ora in poi sarò Ken che là, che non è un nome da manga giapponese. Ma... non è Ken là, ma è che là, e no però anche le signore. Beh, ma le simpatico a sé, cioè quel ma c'è, no, ma si massa bei, si massa bei, cioè c'è tutto... Traduciamo, siete troppo belli, si capisce, troppo belli. No, ultimamente c'è parecchi, cioè di nuovo probabilmente, insomma, ci sono tante persone che hanno cominciato a guardarci e... Bene, la famiglia di Due Chiacchiere si allarga sempre di più, ne siamo felici, siete già in tanti e ancora di più sarebbe, è proprio un grande obiettivo. Tra l'altro voi scriveteci sui nostri profili social, su Instagram, su Facebook, scriveteci una mail a duechiacchiere@telepadova.tv oppure guardate il nostro nuovo sito che dove sono tutte le puntate, i video, le ricette, tutto quanto, che è appunto 7gold@telepadova.tv. Ecco, che magari qualcuno mi scrive sui social, ma io non so, non è mai l'orario giusto, ma non hai scuse perché su YouTube infatti. Ci sono tutte, anche i miei
ospiti stranieri sono andati a scaricarsi il canale YouTube. Vedi? L'altro c'è di giorno. Tutto. Senti una cosa. C'è di tutto. C'è di tutto. Tutto di più, quello che c'è. Bene, io ho finito di pulire lo sgombro. Perfetto, adesso lo taglio a metà. Adesso l'acqua. Va dentro. Così. E lo lasciamo lì a cuocere 10 minuti. Giusto per fare la ricetta in mimo. Trac. Bene, mi raccomando, gli scarti, eh? Facciamo un bel brodetto. Andiamo a mettere il nostro sgombro all'interno. Possiamo fare in due modi: o la pelle la togliamo prima o la pelle la togliamo dopo. Comunque si riesce a farlo sia prima che dopo. Vado, potrei anche mettere per esempio meno acqua e utilizzare comunque quest'acqua qua. E lo sgombro ha un sapore un po' particolare, sì, quindi cioè, magari l'acqua la possiamo tenere, per la terremo lì per allungare un attimo poi il sugo, perché adesso andiamo a preparare il nostro guazzetto. Prendo un tagliere, sì, pulito, perché vai. Comunque anche per, insomma, per disciplinare si prende un tagliere pulito, un allora coltello pulito. Mentre tu tagli carota, sedano, volevo... se girate per l'Italia, ovviamente magari nell'immediato il termine sgombro non è il più familiare di tutti, a parte che lo sgombro è chiamato anche in altri modi. Per esempio, se andate a Roma, chiedete il maccarello, non lo sgombro. Se siete in Toscana, trovate lo shortone, o il lacerto, ecco. Shortone. Altri in giro per l'Italia, ma soprattutto questi tre. Tra l'altro, l'origine del nome ciortone è curiosa, perché praticamente in realtà deriva dall'inglese. Voi direte, ma perché? Deriva dall'inglese shortuna, che in realtà i pescatori italiani sentivano nominare questo shortuna, shortuna, solo che ovviamente essendo toscani loro storpiavano a modo loro, diventava detto lo shortone, e lo shortone è rimasto lo shortone. Quindi questi sono, mentre l'acerto deriva proprio dal latino e vuol dire muscolo guizzante, quindi non so... Sì, per non parlare, insomma, dai, di tutte le proprietà del pesce azzurro, poi anche il discorso, c'è una stagionalità anche per comprare il pesce. Ah, sai perché lo chiamano maccarello? Questa è curiosa anche questa. Perché maccarello significherebbe ruffiano, perché lo sgombro quando migra, ok, sì, cosa fa? Non va da solo, cioè il gruppo di sgombri che si trovano e dicono andiamo in viaggio, andiamo, ok, non vanno mai da soli, ma si accodano sempre alle aringhe o ad altri pesci, e quindi insomma ruffiano della serie, voi fate la rotta, noi veniamo presso, ecco, un po' così. Allora, nella ricetta c'è il prezzemolo, ma noi abbiamo le foglie di sedano, e quindi andiamo a inserire anche le foglie di sedano in alternativa al prezzemolo, che ma quando che bella poi... idea. Sì, si può fare anche il pesto con il sedano, con le foglie di sedano. Chiaramente bisogna un po' bilanciare i sapori perché è un po' fortino. Io faccio anche la salsa verde in realtà. Ma senti una cosa, se devi bilanciarlo, con cosa lo attutisci? Con della frutta secca, poi anche con un po', per la salsa verde, insomma, ci va poi l'uovo sodo, eccetera. Adesso metto lo scalogno. Ti serve un filo d'olio? Sì, tra un po' adesso finisco e accendiamo il tutto. Comunque volevo dire che il pesce azzurro è anche un pesce, diciamo, quando si va a scegliere, anche come scegliere il pesce, no? Sì. Possiamo scegliere dei pesci che magari hanno una vita un po' breve, quindi riescono ad ingerire meno schifezze all'interno dei mari, perché comunque... insomma, tutti i mari contengono microplastiche, eccetera, quindi ecco, i pesci piccoli ma che hanno anche una vita breve, siamo insomma, diciamo, un po' più tranquilli. Chiaramente i pesci grandi che vivono anche, cioè alcuni pesci vivono 30 anni, se sono in cattività, cioè, chissà quante robe riescono a mangiare in 30 anni, poi dopo... insomma, ecco, fattevi consigliare. Sì, nel ma vostro... guarda, il pescivendolo di fiducia è come un confessore, poi alla fine sa sempre tutto. Mettiamo un goccio allora, di olio. Vado? Sì, e adesso andiamo a mettere. Quanto te ne serve? Proprio un goccio, perché poi adesso basta, perché metto
metto il pomodoro, cioè non è una cosa che deve essere cotta tantissimo, eh? Questa è una salsa concentrato di pomodoro, hai messo anche il cumino, sì. E adesso lo facciamo adesso un metto po'. Un po' di acqua, aspetta, metto l'acqua qua per stemperare un pochino il concentrato di pomodoro. Una volta che sono passati 10 minuti faccio così, spengo, sì, e lascio raffreddare nella sua acqua. Perfetto. Qui vado ad aggiungere, preparo la salsa del guazzetto e via. Perfetto, questa la fai andare così tranquillamente, senza, sì, aggiungere nient'altro, finché non si sfalda un pochettino. Il sale lo mettiamo sopra. Sale lo mettiamo dopo. Allora, pubblicità, ci fermiamo solo un secondo, rimanete con noi, finiamo la ricetta. Finiamo la nostra ricetta, seconda ricetta di oggi, lo sgombro in guazzetto. È un po' scomposto, nel senso che potreste... Allora, abbiamo fatto cuocere, abbiamo pulito lo sgombro, sì, abbiamo fatto cuocere in acqua bollente 10 minuti e poi lasciato raffreddare all'interno della sua acqua. Poi lo togliete, lo asciugate e nel frattempo vi preparate questo guazzetto che, diciamolo, serviamo scomposto, non andiamo poi a ripassare lo sgombro all'interno. Quindi andiamo a mettere... sì, il nostro sgombro qui, il nostro pezzo di sgombro qua, ecco, facciamo un piatto che si sviluppa in alto, poi andiamo a mettere la nostra salsina un pochino sopra così, ecco qua. Questa è molto gustosa e particolare perché c'è il cumino. Senti, e poi... Ma mi manca questa. Eh sì, andiamo a rinfrescare. Se non ci metto il limone, ci metto l'arancia. Quindi andiamo a rinfrescare con un pochino di buccia di arancia e si sente già... Si confonde il colore, ma il profumo è inconfondibile. Giusto perché dicevo che lo sgombro è un pesce che ha un suo gusto particolare. Anche un goccio d'olio? Dai, un goccio, sì, d'olio. Sì, l'abbiamo buono. Messo un pochino dentro il guazzetto. Tra l'altro, insomma, fatelo andare, fate in modo che si, diciamo così, si rapprenda. Abbiamo messo il concentrato del pomodoro apposta perché le verdure siano croccanti. Ok. Quindi in realtà sì, lo facciamo asciugare un pochino, ma non cuocere del tutto. Le verdure devono essere croccanti. Allora, sentiamo quanto croccante sarà questo vino invece. chissà. Allora, abbinamento col vino. Beh, ciao Lili. Ciao Serena. Sei curiosa di sapere cosa ti ho portato come secondo abbinamento? Molto. Allora, io ho preparato uno sgombro in guazzetto, wow. Quindi insomma vorrei capire che vinello ci posso abbinare. Ok, allora faremo un abbinamento anche questa volta per contrapposizione. Sì. Sapidità, acidità con tendenza dolce. Ti ho portato qui nella zona di Custozza Superiore, che è la vicinanza della Largo di Garda, precisamente in zona di Somma Campana. Okay. L'azienda è Albino Piona e il nome del vino è Campo Selese. Qui abbiamo un blend, ok? Abbiamo la Garganega, sì, abbiamo il Trebbiano, abbiamo il Pino Bianco e abbiamo anche Incrocio Manzoni. Quindi molto interessante al naso questo vino. Fa un po' di legno che ci dà questo colore tendente al dorato, fa evolvere molto bene il vino e dà una concentrazione aromatica molto importante. Ok. Questo colore dorato più intenso è dovuto anche all'affinamento in legno. Ok, okay? Quindi insomma si dovrebbe sentire anche poi, esatto, questo legno. Esatto, quindi andiamo a scoprirlo. Possiamo sentire tanto florale, sì, fruttato, sì, vero? Sì. Di frutta matura, anche di pesca, anche molto di mela, mela, ecco, golden. Andiamo a degustarlo, eh? Molto corposo, sì, corposo, avvolgente e con una leggera nota finale di mandorla, una è persistenza, vero, aromatica molto gradevole. Veramente? E spero che... Un ottimo abbinamento questo qua, quindi direi che è fantastico. Poi si ha questa finale
po'. Molto bene. Sì. Cin. Cin, Serena, grazie. Sera finita. Sì. È finita la puntata anche oggi. Sì. Bene, allora, che c'è? No, dico fra aneddoti e fans che ci fermano per strada. Tu che cadi mentre sei in passeggiata, cose particolari omessi, cose varie. Comunque, vabbè, noi vi ringraziamo veramente per seguirci tantissimo, anche fuori dallo studio, perché quando ci incontrate è sempre un piacere. E questo, insomma, anche per te, sto per ringraziare tutto lo staff di Due Chiacchiere in Cucina, perché non siamo solo noi, ovviamente noi due, Claudia, Marco, ma anche Enrico Bianchi, Andrea Barbato, tutti i cameraman, Gian, Leo, Manuel, il nostro Antonio. Comunque non regia, è finito Due Chiacchiere. No, vabbè, però volevo, ogni tanto vanno anche nominati, altrimenti giusto, Anna, insomma, giusto, no, Anna però è meravigliosa. Vero, è vero, perché anche con noi, insomma, che sono stati il top da sempre, da subito, ci hanno fatto sentire a casa. Assolutamente sì, anche perché noi l'abbiamo invasa, l'abbiamo occupata. Sì. Allora, andate a rivedere questa puntata ovviamente sul nostro sito. E vi diamo l'appuntamento alla prossima, come sempre. Ma domani, ciao! Ciao! Ciao.